Ieri ho preso in consulenza una nuova impresa che fanno intermediati per diversi settori industriali, una classica media impresa dell'Emilia Romagna. Ebbene, tra l'altro vi ricordo sempre di iscrivervi e di chiedere appuntamento dal sito valeriomalvezzi.it, dai contatti del sito. Ebbene, nella prima giornata di consulenza con questi imprenditori, una parte importante della discussione ha riguardato i competitors, cioè la concorrenza. I competitors, vedete, molto spesso vengono pensati essere solo quelli che fanno lo stesso prodotto e servizio nello stesso mercato. Ma è proprio così? Beh, tanti modelli strategici dicono cose diverse. Uno è il più famoso, diciamo, tra quelli noti a tutti, il modello delle cinque forze di Porter, ci ricorda per esempio di considerare anche altre cose. La minaccia di nuovi entranti, potenziali sostituti e via discorrendo. Cioè, in realtà i nostri competitor, cioè i nostri concorrenti, sono molto più di quelli che pensiamo. E allora, nel modello 10 Elements of Strategy, cioè i 10 elementi strategici essenziali, al quinto posto viene considerato l'elemento della concorrenza. Io di solito uso diverse tecniche di analisi della concorrenza. Ma vi voglio fare cenno almeno ad alcuni, diciamo, elementi introduttivi, nei limiti ovviamente di un'azione divulgativa come quella che faccio da tempo su questo canale. Cioè, per esempio, una è la cosiddetta industry analysis, la quale consente di analizzare che cosa? L'industry, il settore industriale. E qui, dall'esperienza che ho di questa azienda di ieri, vi voglio ricordare uno dei primi problemi. Vedete, cari imprenditori, quando voi parlate della vostra azienda, parlate sempre di 2, 3, 4, 5, 10 prodotti e servizi che fate, ma in realtà, quando ieri io ho chiesto di semplificare usando il principio di Pareto di cui ho già parlato, cioè il principio dell'80-20, andiamo a vedere di che cosa è fatto l'80% di un fatturato di una media impresa italiana. Alla fine è venuto fuori che è stato composto per circa il 50% da una industry, cioè un settore industriale, in quel caso l'alimentare, nel 30% da un secondo settore industriale, in quel caso il farmaceutico, e poi il 20% tutti gli altri settori. Capite l'importanza di un'analisi del genere? Vuol dire semplificare la visione strategica invece di ragionare di N mercati, N prodotti. È chiaro, un'azienda può avere, come in questo caso, 26.000 prodotti a catalogo se è una commerciale, ma cerchiamo di semplificarci la vita. Facciamo un'analisi della concorrenza sul fatto di dove andiamo a competere. Ecco, questo è un elemento centrale. E allora è venuto fuori che le analisi successive sono state fatte su questi tre elementi fondamentali: settore alimentare, settore farmaceutico e tutti gli altri li abbiamo messi in un calderone residuale. Ecco, nella strategia si semplificano le cose. Ricordatevi, io ho tre appuntamenti liberi al mese di un'ora. Se avete piacere di entrare in consulenza, poiché c'è un po' di, come dire, anticamera, prendete subito appuntamento tramite il sito valeriomalvezzi.it e nell'arco di poche settimane ci vediamo per una prima conoscenza. A presto, grazie.